Ciao a tutti! Oggi sono qua per commentare insieme a voi le uscite di aprile. Fra libri e fumetti ho cercato di selezionare quelle che per me sono le uscite più interessanti del periodo o che potrebbero interessare voi. Se ancora non siete iscritti al canale potete farlo, è completamente gratuito e qua sotto in descrizione trovate diversi link attraverso cui potete supportarvi se il lavoro che faccio vi piace. Grazie di cuore! Partiamo con un libro che uscirà il 4 di aprile e che io ho già fra le mie mani perché mi è stato inviato dalla casa editrice, ovvero Nella terra dei peschi in fiore di Melissa Fu. Io ringrazio di cuore la casa editrice Nord perché oltre ad avermi inviato il libro c'era anche una guida di accompagnamento, che è questo libricino che raccoglie alcune leggende popolari e sono anche illustrate. È veramente una cosa super carina che non mi aspettavo e non so se sarà disponibile assieme al libro o meno, se è una cosa extra. Comunque, questo è un libro ambientato in Cina, se non sbaglio, alla fine degli anni 30. Tre generazioni e due continenti sono il palcoscenico su cui prende vita questo straordinario romanzo, che non solo racconta in modo unico e indimenticabile la tormentata e dolorosa storia della Cina moderna, ma soprattutto celebra il potere dei legami familiari, nel percorso per costruirsi un futuro migliore e trovare il proprio posto nel mondo. Sono veramente molto curiosa di leggerlo. Proseguendo, il 7 di aprile uscirà un libro che io volevo recuperare già da tempo in inglese, che ho visto spopolare sul BookTok, ovvero Ancora una volta con te di Dustin Tao. Si tratta di un genere che nell'ultimo periodo non ho letto più di tanto, ovvero il romance, ma che non schifo in alcun modo, anzi. Se non sbaglio questa dovrebbe essere una storia super strappalacrime, a parte la copertina che è bellissima, cioè la adoro tanto. Abbiamo al centro un amore interrotto, come direbbe Maria De Filippi. Non so se guardate che voce passa per te, vabbè. Perché, di nuovo, se non ricordo male, adesso comunque vi leggerò brevemente la trama, lui non c'è più, però lei è in grado di riconnettersi in un qualche modo a lui grazie alla segreteria telefonica del telefono e quindi è in grado tipo di dirgli addio. Giulia ha solo 17 anni, ma ha già tutto chiaro in testa. Lascerà la piccola città in cui è cresciuta insieme a Sam, il suo ragazzo. Il college l'aspetta e insieme stanno già pianificando un'estate magica in Giappone. Come vi capisco, ma poi Sam muore e tutto cambia. Il dolore arriva con una potenza distruttiva e Julie fa del suo meglio per arginare le profonde ferite del cuore, ok? Ma quando le capita sotto gli occhi un messaggio che lui le aveva scritto, i ricordi tornano a galla e la mancanza di Sam le toglie il fiato. Sperando di poter ascoltare la sua voce almeno nella registrazione della segreteria telefonica, compone il numero del suo cellulare e Sam risponde al telefono. Che dire, io ho già preordinato questo libro, non me ne pento, non vedo l'ora che sia il 7 di aprile che mi arrivi fra le mani e non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro sono molto contenta che abbiano tenuto la copertina originale perché di nuovo è bellissimo. L'8 di aprile per J-pop uscirà una raccolta di tre racconti di Kaori Ozaki, ovvero Mermaid Prince. È interessante, non credo di aver letto nulla di quest'autrice, però se non sbaglio è abbastanza famosa e apprezzata per le sue storie di vita quotidiana. Non è fra le mie priorità di lettura, quindi non penso di recuperarlo nell'immediato, però devo ammettere di essere abbastanza curiosa perché mi piacciono le storie appunto quotidiane di vita, tra virgolette, vera. Il 12 di aprile usciranno un po' di libri abbastanza interessanti, devo dire, se non sbaglio tutti targati Mondadori. Il primo, vabbè, La via dei re di Brandon Sanderson. Non è un libro nuovo, nel senso che è già stato pubblicato in italiano per Fanucci diverso tempo fa. Io ce l'ho in ebook, ma uscirà un cartaceo spettacolare per Mondadori, infatti io sto pensando di recuperarlo, nonostante io ancora non lo abbia letto, però a me piace molto Brandon Sanderson come autore e Le cronache della Folgoluce. È una delle serie più famose di questo autore, sicuramente la più famosa assieme a Mistborn, quindi che cosa sto facendo? Ancora non l'ho letta. Comunque ve lo segnalo, secondo me è un'ottima opportunità per recuperare, visto che le vecchie edizioni erano difficili da trovare o magari non erano nemmeno più in catalogo. Mondadori sta riportando questa serie, quindi ve la segnalo. Uscirà poi il seguito di Crescent City, ovvero La casa di cielo e aria di Sarah J. Maas. Io devo ancora leggere Crescent City e vorrei tanto leggerlo, ve lo avevo anche proposto per leggerlo assieme con il gruppo di lettura, ma l'avete bocciato. No, scherzo, non ha superato la selezione, ecco. Però mi piacerebbe molto leggerlo, anche perché
credo di aver letto soltanto la serie di Akotar di questa autrice, che mi era piaciuta con alti e bassi, alcune cose mi erano piaciute tantissimo, altre per niente, però mi piacerebbe leggere qualcos'altro di suo e questa serie in particolare mi incuriosisce. Se avete quindi letto Crescent City, mi raccomando, fatemi sapere se secondo voi vale la pena, se mi conoscete un pochettino, se secondo voi potrebbe piacermi o meno. E sempre il 12 aprile uscirà, sempre per Mondadori, Radio Silence di Alice Hosman. Un romanzo di formazione indimenticabile che affronta con grazia i temi dell'identità, della diversità, della pressione verso il successo a tutti i costi, mostrando che ci vuole coraggio, sì, ma siamo sempre liberi di scegliere di essere chi siamo. Secondo me è un titolo perfetto per i giovani lettori, io penso di essere un tantino fuori target, però ho sentito sempre cose molto belle di questa autrice, soprattutto sul tema appunto della diversità, dell'accettazione, l'inclusività, eccetera. Sempre il 12 di aprile, sempre per Mondadori ma in una collana differente, esce anche il diario geniale della signorina Shibata di Emi Yagi, un'autrice che devo dire non conosco, la copertina è molto sfiziosa e mi incuriosiva perché appunto si tratta di un'autrice giapponese. Se c'è una cosa che Shibata non sopporta è dover servire il caffè, pulire e riordinare. Nessuna di queste cose fa parte delle sue mansioni, ma Shibata è l'unica donna in un ufficio popolato da uomini. Così una mattina, davanti all'ennesima richiesta del capo di raccogliere le tazze sporche dalla sala riunioni, annuncia che non può, perché l'odore del caffè le dà fastidio. È incinta, o almeno questo racconta i suoi colleghi. Inizia così la gravidanza di Shibata, un diario dettagliato in cui, settimana dopo settimana, racconta a se stessa e agli altri le tappe di un percorso che dovrebbe portarla a diventare madre. Originale, intelligente e ironico, il romanzo di esordio di Emi Yagi forza con abilità il confine fra verità e menzogna, offrendo una critica pungente alla società di oggi e un ritratto della maternità da un punto di vista assolutamente inedito e spregiudicato. Non fra le mie priorità, ma se magari più avanti lo troverò in prestito digitale, credo proprio che gli darò un'opportunità. Esce anche La legge dei lupi, ovvero il seguito del Re delle cicatrici di Leigh Bardugo. Non è una serie che mi incuriosisce particolarmente, nonostante io abbia apprezzato abbastanza, devo dire, Tenebre e ossa. Ho sempre qualche dubbio sul titolo, perché io ho letto la serie quando in italiano il primo libro era stato tradotto con Tenebre e ghiaccio, e quindi sono un attimo spaesata. Comunque, quella serie mi era piaciuta, però non ho interesse a leggere anche Il Re delle cicatrici, appunto il suo seguito, però ve lo segnalo, magari può interessare a voi. 15 di aprile per J-pop uscirà il primo volume di Dance Dance Dancer, un manga incentrato sulla danza classica. Anche questo è un manga che non penso recupererò, anche perché se non sbaglio conta più di 20 volumi, e lo so che fino a qualche anno fa era una cosa normalissima, anzi grazie al cielo erano solo 20 volumi, visto che seguivamo tutti serie veramente molto molto più lunghe. Nell'ultimo periodo non ho molto la costanza di starci dietro, però uscirà anche l'anime tratto da questo manga e quello lo guarderò senz'altro. Devo dire di aver rivalutato tantissimo negli anni gli anime, in particolare sportivi. Anche l'anno scorso ne ho visti un paio bellissimi che mi hanno appassionato magari più di tantissime altre storie scolastiche, sentimentali, quindi sicuramente l'anime lo guarderò. Sempre per J-pop, ma non sono riuscita a capire bene la data, uscirà anche un nuovo manga di Arada, autrice super apprezzata e conosciuta nel campo boys love. Questo Ni-chan è un volume unico che salterò, non ho paura di dirlo, perché mi spaventa un po' il tema principale. Diciamo che al centro di questa storia ci sono due fratelli con un rapporto un po' morboso. Io avevo già letto su questo tema A Lotus Flower in the Mud di Tameku, che mi aveva disturbata. Il tema proprio dell'incesto, ma non solo, proprio della quasi violenza fisica e psicologica, visto che è il rapporto principale fra due fratelli, mi aveva veramente disturbata. E nonostante nel fumetto non si stesse romanticizzando o dicendo una cosa normalissima, va più che bene questo tipo di rapporto, non mi era piaciuto, quindi non penso che riuscirei ad apprezzare nemmeno questo manga di Arada. C'è un altro fumetto di J-pop che invece mi piacerebbe leggere molto. Non ho capito però se uscirà effettivamente ad aprile o meno, io ve lo anticipo lì. È sempre un boys love, però molto tenero.
carino coccoloso e io veramente non vedo l'ora che esca. Tra l'altro tante persone mi hanno detto che è veramente carino e vale la pena leggerlo, quindi non vedo l'ora che esca. Vorrei veramente segnalarvi più fumetti in uscita, ma ho smesso di affidarmi più di tanto alle riviste tipo Preview, perché ci sia mai una volta che vi segnalo qualcosa che effettivamente esca quel mese. Ovviamente non è colpa mia, non è che me le invento le cose, ma spesso le date di pubblicazione cambiano. Mi ricordo ancora che a gennaio avevo segnalato l'uscita del nuovo manga di Kenny Mura, ed è uscito soltanto adesso, a fine marzo, quindi vabbè. Già che ci sono, vi segnalo che è uscito anche un nuovo manga di Aoi Ikebe, che io ho amato tantissimo, con Princess Meso. Non uscirà ad aprile, ma se non sbaglio sempre alla fine di marzo. Comunque, che bello! Poi sicuramente appena metterò online questo video usciranno diversi post dalle case editrici con le uscite del mese, quindi va bene così. Motivo per cui ultimamente ho preferito farvi gli short con le uscite, perché così non mi sono dovuta preparare chissà quanto in anticipo e sono riuscita ad aggiungere anche all'ultimo secondo alcune ultime uscite, però oggi avevo voglia di chiacchierare con voi, quindi ho fatto il video in questo modo. Magari fatemi sapere come vi piace di più. Sicuramente continuerò su Instagram e TikTok a mettervi il video riassuntivo di pochi secondi con le uscite che io reputo appunto più interessanti, che ci tengo a segnalarvi. E quando potrò, magari potrei pensare di rifare un video così chiacchiericcio per dirvi un po' che cosa ne penso, se ho intenzione di leggerlo, recuperarlo o meno, eccetera. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di queste uscite e ovviamente sentitevi liberi di aggiungere quelle che per voi sono invece le uscite più interessanti del prossimo mese. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!